Buongiorno e ben ritrovati. Oggi preparerò degli spiedini con degli involtini di carne alternati con dei pezzi di salsiccia e poi metterò tutto in forno insieme alle patate. Sarà un piatto unico, completo, perfetto per la cena. I nostri involtini avranno un ripieno che ora preparo. Questi sono 60 g di un panino all'olio che ormai si è fatto un po' vecchio. Potete utilizzare del pane che avete in casa. Lo spezzetto all'interno di un mixer e all'interno aggiungo 10-12 olive che ho fatto a pezzetti, 3 pomodori secchi, anche questi spezzettati, un pizzico di sale, dell'origano e un po' di rosmarino e frullo tutto. Metto poi il pane che ho appena frullato in una padella, aggiungo un filo d'olio e lo faccio tostare qualche minuto. La mollica di pane si è tostata, questo possiamo già spegnere e togliere. E rimetto la mollica tostata all'interno di una ciotolina. E la metto un attimo da parte. Queste sono invece 600 g di fettine, scegliete se di manzo o di suino, io sto usando del suino. E inizio a preparare il primo involtino. Metto una fetta di carne sul tagliere, la salo soltanto da una parte, la giro e su questo lato invece metto il condimento. Metto un po' di questa mollica, un pezzetto di scamorza affumicata, saranno 50 g in totale. Poi ripiego un pochino i bordi verso l'interno, così non uscirà fuori niente. Un po' di condimento anche qui. E inizio ad arrotolare. Così. E questo intanto lo teniamo da parte. Ne preparo un altro. Il sale solo su un lato, capovolgo e metto mollica, pezzetto di scamorza, ripiego verso l'interno e arrotolo. Vado avanti così fino a preparare tutti gli involtini. Ora prendo un involtino per volta, lo spennello con un po' d'olio su tutti i lati, lo passo nel pan grattato e lo appoggio su un piatto. Quindi un po' d'olio, una passata nel pan grattato e appoggiamo qua. Ed eccoli tutti pronti. Posso iniziare ad assemblare gli involtini. Utilizzerò degli spiedini di legno. Prendo il primo involtino. Aggiungo un pezzo di peperone, una foglia di alloro e poi mezza salsiccia. Queste sono in totale 300 g di salsicce.
divisa a metà. Di nuovo un altro involtino, un altro pezzo di peperone, un'altra foglia di alloro e altra mezza salsiccia. E il primo è pronto. Ne preparo un altro, quindi comincio di nuovo dall'involtino ed eccoli pronti tutti e tre. Ho unto appena una teglia, ce li appoggio dentro. E ora taglierò qualche patata da mettere qua intorno. Queste sono 600 g di patate che ho già sbucciato, lavato e ora vado a fare a pezzi. E poi quello che mi è avanzato del peperone che ho utilizzato negli spiedini. Nella mia teglia non entreranno tante patate, quindi al massimo queste, ma voi se volete potete farne anche di più. Potete riempire tutta la teglia e farne anche un chilo. Facciamo a cubetti così. Taglio a pezzi piccoli anche il peperone. E raccolgo tutto in una ciotola. Le condisco con il sale e il pepe. Un po' di rosmarino. E l'olio. Mescolo tutto e le metto accanto agli spiedini. E questi in forno a 200 gradi. Ed eccoli pronti. Alla fine li ho fatti cuocere in forno per circa un'ora. Ora tiro fuori un involtino e vi faccio vedere com'è dentro. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto.